Sai che cos'è l'origine preferenziale delle merci? Scoprilo in questo video. Oggi vediamo insieme come calcolare il risparmio sui dazi doganali con Sami ERP2. Per origine preferenziale si intende il riconoscimento di uno status specifico a una merce che proviene dall'estero. L'importatore può beneficiare di un trattamento agevolato sui dazi in virtù di specifici accordi che l'Unione Europea stipula con paesi terzi. Differenze tra origine preferenziale e origine non preferenziale. L'origine preferenziale è diversa dal Made In. L'origine non preferenziale fornisce indicazioni relativamente al luogo di produzione dei beni ed è rilevante ai fini della determinazione dell'aliquota daziaria da applicare. L'origine preferenziale, invece, è uno status della merce che, a determinate condizioni, consente all'importatore di beneficiare di agevolazioni sui dazi riconosciute e disciplinate dagli accordi di libero scambio che l'Unione Europea stipula con i paesi terzi e o in modo unilaterale a beneficio dei paesi di diversi mercati. Quali sono i requisiti per il trattamento preferenziale? Le quattro condizioni principali sono: prodotti originari di una parte contraente. Significa interamente ottenuti, lavorati o trasformati in base alle regole di origine previste. Continuità territoriale delle lavorazioni. Le trasformazioni devono cioè avvenire senza interruzioni nel territorio del paese contraente. Trasporto diretto tra le parti. I prodotti originari del paese di riferimento devono essere trasportati direttamente a destinazione senza l'attraversamento di altri paesi. I prodotti devono essere accompagnati da idonea prova dell'origine preferenziale che verrà presentata all'ufficio doganale del paese di importazione. Gestire l'origine preferenziale con i prodotti ERP2 è molto semplice. Vediamo insieme cosa occorre impostare. Regole doganali. Puoi inserire quattro tipi di regole doganali: valore, peso, cambio di codice o regole composte, costituite da due o più regole delle precedenti tipologie. Raccolta e monitoraggio dichiarazione di origine. Nella fase di acquisto di materie prime, componenti, semilavorati o prodotti finiti, chiedi il rilascio della dichiarazione di origine del fornitore. Può essere di due tipi: Long Term Declaration, un'unica dichiarazione a copertura di più invii merci, Single Supply Declaration, cioè per singola fornitura o spedizione. Ti ricordo che in SAM puoi archiviare digitalmente le dichiarazioni emesse o ricevute e segnalare quelle scadute o in scadenza. Elaborazione. L'elaborazione dell'origine preferenziale è finalizzata alla capacità dell'azienda di giustificare l'emissione ai propri clienti dei certificati di origine preferenziale tramite l'esposizione della documentazione per provare il rispetto delle regole doganali. Emissione delle dichiarazioni ai clienti. Analogamente alla gestione delle dichiarazioni ricevute da fornitori, è presente la gestione delle dichiarazioni emesse verso clienti. Scopri di più su www.centrosoftware.com.